Grazie sia a Felicia per l'introduzione, l'organizzazione e avermi coinvolto in questa iniziativa che all'onorevole Palmieri per l'ospitalità in questo luogo istituzionale. Ma il maggior grazie a voi che siete qui presenti e soprattutto ai ragazzi che, come ha anticipato prima Felicia, noi ci aspettiamo che interagiscano in questo dialogo. Quindi vi confermiamo che saremo brevi nel nostro talk per dare la possibilità a voi di fare delle domande a Loredana Grimaldi, direttore generale della Fondazione TIM, che è qui con me e ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi. La Fondazione TIM, nata nel 2008, è espressione un po' dell'impegno sociale di TIM, da cui eredita naturalmente i suoi principi etici fondanti, l'attenzione al territorio, il forte impegno di responsabilità verso la comunità e lo spirito di innovazione che fa un po' parte comunque del DNA del gruppo nel suo complesso. Quindi stimolare idee e progettualità all'interno della società, sostenere l'innovazione e definire processi formativi attraverso il ricorso ad un modello di tecnologia sostenibile. Io sono andata anche a vedere un po' tutti i progetti che la Fondazione segue e in particolare due mi hanno molto colpito, il progetto Unistem e il progetto TRIS, di cui poi ci racconterà il direttore. Adesso però la prima domanda che le pongo è: la diversità come occasione di innovazione a vantaggio di tutti? Domanda molto importante. Come diceva, la Fondazione TIM ovviamente ha una fortissima relazione con il fondatore in termini di competenze, no? Tema che ha sollevato prima Felicia, cioè noi ci occupiamo di responsabilità sociale, ma ce ne occupiamo mettendo sempre comunque al centro l'aspetto dell'innovazione tecnologica. E questo che è un nostro DNA e anche la ragione per cui i nostri progetti parlano sempre di futuro e molto spesso parlano ai giovani. Ovviamente responsabilità sociale vuol dire non lasciare nessuno indietro, vuol dire trovare, diciamo, delle soluzioni abilitate dalle tecnologie che consentono a persone che sono particolari per tante ragioni di poter avere le medesime opportunità, quindi è un tema di pari opportunità. Ma nel fare questo, quello che noi abbiamo appreso in 10 anni di lavoro della Fondazione è che c'è un valore aggiunto incredibile, cioè la soluzione per una tipicità è anche una soluzione avanzata per la normalità. Adesso vi racconterò un po' meglio cosa voglio dire. Diciamo che noi diamo per scontato che le strutture di servizi, di modelli relazionali, di modelli produttivi, siano tutte, come dire, perfettamente costruite sulla base del normotipo. In realtà, quando noi ci occupiamo di persone che esulano dal normotipo, capiamo che questi modelli sono delle convenzioni. Abbiamo un punto di vista molto più ficcante sulla normalità. E questo ci aiuta in che modo? Progettando, quindi l'approccio della Fondazione è un approccio di coprogettazione con gli stakeholder a cui le nostre attività si indirizzano, quindi coprogettando con gli stakeholder mettiamo a fuoco non solo i bisogni di persone con delle specialità, ma mettiamo specularmente a fuoco il costrutto, diciamo, stereotipico della normalità. E questo spalanca degli orizzonti incredibili, trasformazione per tutti. E quindi, diciamo, entriamo nella realtà con un punto di vista laterale, con un punto di vista divergente, per riprogettarla completamente, ricostruendola possibilmente con una versione più evoluta e anche più avanzata rispetto a quello che è il contesto di partenza, sia dell'aspetto normale che dell'aspetto, tra virgolette, divergente. Vi faccio degli esempi, e appunto ce ne sono un paio che ci stanno particolarmente a cuore. Uno è quello che citava prima Valentina, che è quello del progetto TRIS. Il progetto TRIS nasce intanto da una cosa che forse qualcuno di voi ricorda, che è un'esperienza piuttosto antica, di un ragazzo che si chiamava Niki, che aveva una particolare patologia, diciamo, aveva una difficoltà immunitaria molto grave che gli impediva di vivere
in un contesto normale, lui poteva vivere solo su una barca a vela, poteva vivere solo in un contesto particolarmente, diciamo, isolato, che lo proteggeva naturalmente da tutta una serie di aggressioni virali patogene, ma naturalmente, come tutti i ragazzi, desiderava un suo percorso relazionale, un suo percorso formativo. A quel tempo noi come azienda tecnologica gli fornimmo una serie di strumenti per poter continuare a frequentare la scuola vivendo su questa barca a vela. Abbiamo seguito questo ragazzo in tutto il suo percorso, adesso lui si è diplomato, una cosa che ci ha insegnato appunto moltissimo. Da questo progetto TRIS noi abbiamo derivato oggi un progetto molto più largo che guarda, diciamo, alla totalità delle persone che per diverse ragioni non possono frequentare una classe normale, diciamo così, sia contingentemente che permanentemente, e abbiamo messo a punto insieme a dei partner di eccellenza, il CNR e l'Associazione Nazionale delle Alte Professionalità del Mondo della Scuola, una piattaforma didattica, quindi un'evoluzione del concetto di collegamento, perché fare una videoconferenza, diciamo, è una cosa abbastanza banale. Invece riprogettare la didattica a partire dalla consapevolezza che la classe è distribuita sul territorio, cioè che non è una classe in presenza per tutti, ma che è una classe che può avere, diciamo, delle relazioni a distanza, ha richiesto una riprogettazione didattica. Quindi abbiamo creato questa piattaforma insieme ovviamente agli insegnanti, insieme alle famiglie, insieme ai ragazzi, la stiamo ultimando in termini di test e rilasceremo queste piattaforme a tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dal prossimo anno scolastico, e sarà un tool con il quale tutti gli insegnanti potranno progettare lezioni che prevedono un'inclusione a distanza, quindi una piattaforma, diciamo, di pari opportunità per tutti. Ma di più, qual è il valore aggiunto che abbiamo estratto da questa esperienza? Che i ragazzi che hanno fatto nella fase di test l'esperienza di partecipare a una classe ibrida inclusiva hanno visto nelle tecnologie una possibilità per il proprio futuro. Moltissimi di loro alla fine del percorso scuola media si sono iscritti a dei licei scientifici informatici. Quindi e anche si sono create delle relazioni al di là della classe, dove i ragazzi, i compagni di scuola, diciamo, di questi ragazzi che purtroppo non possono uscire di casa, degli unbound, si portano dietro il computer e se vanno a fare, la merenda piuttosto che l'incontro scout, si collegano con i compagni e continuano a stare con loro anche al di fuori dell'ambiente della lezione, della didattica classica. Quindi, come mi sembra chiaro, insomma, questo tipo di approccio ci insegna che la tecnologia è trasformativa e che la trasformazione e la direzione della trasformazione dipende soltanto da noi e dal modo in cui la concepiamo. Un altro esempio interessante riguarda, diciamo, Lupus in fabula Felicia è il progetto Net4Knit, lei ha citato poco fa proprio questo tema dei NIT. Questo progetto che appunto con Fondazione Nuova Fiducia e Infocamere stiamo concludendo sostanzialmente, sta lavorando alla creazione di un ambiente all'interno del quale appunto i ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono in formazione possano, in una logica peer-to-peer, scambiare esperienze, scambiare competenze, acquisire delle competenze digitali, incontrare delle realtà lavorative in una forma di speed date, no? Per conoscersi un attimo, capiamo se ci stiamo bene insieme, eccetera. E questa cosa che apparentemente riguardava i NIT, in realtà nella fase di progettazione stiamo scoprendo che riguarda molti anche, diciamo, studenti e professionisti giovani che non hanno un orientamento, che non sanno ancora da soli individuare la propria strada, che non riescono a immaginare un futuro dopo una formazione che probabilmente non li ha aiutati, o forse una famiglia che non aveva le competenze per indirizzarli. E quindi questo oggetto, progettato per dei bisogni specifici di una classe, diciamo, ipotetica di soggetti definita a monte, in realtà si sta rivelando uno strumento per tutti. Piccoli esempi. Bene, intanto grazie. Prima di coinvolgere i ragazzi su questi già bullet point che ci hai lanciato per sentire chi di loro conosceva il progetto TRIS o l'impegno con i NIT oppure è interessato e vorrebbe capire meglio come funziona anche la piattaforma di inclusione così integrata, mi sento anche di dirti e di chiederti ulteriormente che un po' a congiuntura anche conclusione di quello che ci hai raccontato adesso, quindi la cultura dell'innovazione, tema privilegiato della Fondazione TIM, giusto? Mi sento di concordare. Assolutamente.
Assolutamente. La cultura dell'innovazione è il cuore della Fondazione TIM, cioè noi vogliamo non solo che le tecnologie siano presenti, ma che siano come dire, oggetto di appropriazione consapevole delle persone a cui sono destinate. Questo è un tema culturale in questo momento di straordinaria importanza. Noi sentiamo fortissimamente la responsabilità, come diceva anche Antonio Palmieri, di rendere consapevoli le persone su tutto ciò che le tecnologie possono fare per loro e tutto ciò che invece le tecnologie non possono fare per loro, e dare la possibilità a ciascuno di contribuire con la propria capacità, competenza, creatività alla costruzione del futuro. In questo momento, siccome le tecnologie stanno trasformando radicalmente le strutture di lavoro, di produzione, i servizi, i nostri modelli, diciamo, relazionali, i nostri modelli di società, le strategie complessive, cioè questo momento è un momento nascente di una nuova società basata su tecnologie estremamente complesse ed evolute, e noi dobbiamo essere come generazione e probabilmente anche come funzioni di competenza, perché obiettivamente la competenza è fondamentale, in grado di dare alle persone che dovranno progettare questo futuro tutti gli strumenti di conoscenza e di consapevolezza affinché questo futuro che noi progettiamo sia desiderabile, sia desiderato, sia opportuno, non sia delegato a parti terze, sia costruito collettivamente in un contesto di conoscenza e consapevolezza. Quindi la cultura dell'innovazione è la più grande responsabilità che la Fondazione TIM in questo momento si vuole, tra virgolette, assumere, e per poterla portare avanti citerei, diciamo, il progetto che Valentina poco fa stava appunto accennando, che è un progetto che abbiamo lanciato da pochissimo, abbiamo fatto un numero zero qualche settimana fa qui a Roma in un istituto romano di Galileo Galilei, ed è l'Unistem Tour. Sostanzialmente l'idea è di, con l'aiuto naturalmente dell'Università Statale di Milano, del centro Unistem della senatrice Nella Cattaneo, reclutare volontari, 30 scienziati strepitosi, diciamo, da Burioni alla Carrozza, alla Gianotti, cioè strepitosi, e portarli con noi in 30 scuole di 30 città italiane, da nord a sud, isole comprese, in 2 anni, per raccontare ai ragazzi l'importanza di accedere al mondo della ricerca, della scienza e della tecnologia, delle famose discipline cosiddette STEM, nelle quali, e il dato, diciamo, di Felicia, se possibile, diventa più drammatico, perché non solo non sono laureati i ragazzi italiani, ma sono laureati solo per una percentuale ridicola nelle discipline che oggi rappresentano il punto di partenza per la progettazione di un mondo più efficace, più efficiente, e di un paese più competitivo, il che è davvero un dramma. Quindi noi vorremmo porre anche al soprattutto centro, a livello europeo, l'Italia si colloca negli ultimi posti, siamo, per la formazione STEM, ma diciamo c'è un gap proprio diciamo di scelta di fondo della disciplina, per non parlare poi della quota ancora più bassa di donne che scelgono questa disciplina. Quindi è veramente un tema di grandissima criticità, in cui la Fondazione TIM ha determinato, diciamo, di voler in qualche modo dare un contributo. Grazie mille Loredana. A questo punto però mi sembra una cosa interessante stimolare anche dal pubblico un po' di interventi e di partecipazione al dialogo, quindi chiediamo anche ai ragazzi se sono rimasti incuriositi dal progetto, se hanno qualche domanda in più su tutte le attività della formazione o sul progetto in sé, se avevano sentito parlarne, se sanno un po' come funziona, se tra di loro c'è qualcuno che stava già pensando alla formazione STEM o sono interessati a questa piattaforma di inclusione grazie alla tecnologia di formazione inclusiva. Non siate timidi. Non hai l'età, ma insomma va bene lo stesso. Tu saresti già laureato, mi pare, visto che l'hanno chiamato in causa, perché lui discipline è un allievo però, della carrozza. Anche sì, perché così rompi il ghiaccio, grazie, tra gli studenti. No, intanto però, grazie però, veramente però, a entrambe, Valentina Cefalullo e Redana Grimaldi, sono relazioni molto belle, interessanti, ricche di spunti. Appunto, a partire dalla relazione di Loredana Grimaldi ho un paio di quesiti. Uno è sul rapporto tra, diciamo, si sente parlare molto di open innovation, no? E questo di fatto, di cui si è parlato ora, è in qualche modo open innovation, però il rapporto tra open innovation e invece innovazione chiusa, proprietaria, e i modelli di business diversi, cioè magari
dipende anche da chi sono i finanziatori, se sono finanziamento pubblico oppure devono andare a mercato i prodotti oggetto di open o innovazione chiusa, oppure se ad esempio ci possono essere progetti sviluppati con un approccio di open innovation, di condivisione ad accesso aperto, che poi riescono ad andare a mercato, ad esempio. Questo è un tema. E poi due parole anche sul significato anche di social innovation, nella declinazione che a volte si dà di innovazione per la società o innovazione con la società, no? Quindi forse tutte queste tematiche qua sono affrontate fino ad ora, sono esempi anche di social innovation, nel senso che non solo innovazione per la società, ma innovazione fatta con gli end user, quindi con la società, in cui gli utenti diventano anche innovatori essi stessi. Hai colto perfettamente il punto. Grazie. Davvero, perché per Fondazione TIM, in questa nuova fase di lavoro che con le colleghe insomma stiamo elaborando, il nostro posizionamento core è innovazione sociale, che vuol dire innovazione con la società. Noi pensiamo che l'unica innovazione sostenibile è quella che si produce dall'intelligenza comune e dal coinvolgimento dei destinatari dell'innovazione stessa, perché le innovazioni calate dall'alto drammaticamente non funzionano. Quindi sicuramente il nostro posizionamento è sulla filiera dello stakeholder engagement e sull'innovazione sociale intesa come innovazione con la società e quindi con tutti gli stakeholder che intorno alle nostre iniziative chiaramente si possono aggregare, possono scambiare con noi delle opinioni, possono intervenire nella fase di progettazione o di coprogettazione come nel caso dei progetti come diretti. Con i giovani. Con i giovani, quindi voglio dire sicuramente il modello è una piattaforma aperta in questo senso. Collaborativa. Collaborativa, ma lo è ancora di più a monte. I nostri progetti sono tutti progetti che vanno ovviamente a enti senza scopo di lucro, noi non finanziamo enti profit, siamo una no profit e lavoriamo con le no profit. E nei nostri bandi e nei nostri progetti sempre noi poniamo diciamo, l'obbligo, che poi è anche un vincolo, se vogliamo un'opportunità, che questi progetti siano scalabili e replicabili. Ancora di più questa cosa diventerà stringente con l'emissione dei prossimi bandi, che vi prego insomma di seguirci, perché abbiamo inserito una clausola di open source. Noi vorremmo finanziare solo progetti che vengono sviluppati in una logica open source, quindi progetti effettivamente, anche dal punto di vista tecnico, flessibili e adattabili e modificabili in contesti analoghi a quelli in cui il progetto finanziato da noi è stato realizzato. Avete sentito delle parole un po' strane, open innovation, open source, social innovation, sono note o ignote? Ignote. Che significheranno mai? Prego. Non conoscendo molto questo mondo qui, come facciamo a informarci di più? www.fondazioneteam.it, questo è un piccolo spot. www.fondazioneteam.it, seguiteci su Facebook, su Instagram, su e vai con lo spot, canali social. No, è vero, diciamo, ecco, una cosa importante, Fondazione Team, essendo una no profit, non ha un canale di comunicazione advertising, noi non spendiamo soldi per farci pubblicità, la pubblicità ce la facciamo parlando con le persone, facendo le cose, quindi ci incontrate nei luoghi virtuali in cui il costo della comunicazione è marginale, tendente a zero, perché vogliamo che tutti i fondi che acquisiamo dal nostro fondatore siano destinati nella più ampia misura possibile ai progetti che vogliamo finanziare, quindi se volete stare collegati con noi però ci trovate in rete. Quindi in questo caso abbiamo un link tra digitale e persona fisica per mantenere sempre un collegamento, non perdiamo mai di vista il fatto che comunque al di là del device, quindi dei social, ci sono sempre delle persone, in questo caso i cittadini, e quanto sia importante tenere il collegamento tra la tecnologia e il tecno-umanesimo, quindi non perdiamo mai di vista poi l'uomo al centro anche nella cultura dell'innovazione.